benissimo. Dove l'abbiamo lasciata? Vi saluta nell'armadio piegata. È l'unico. Da Sanremo a Teulada. Si accomodi. Mi mancava un po', Mi mancavate. È stato a Sanremo. Mi mancavate. Ma perché questa canzone? Oddio, cos'era questa canzone? Perché io ho seguito Miley Cyrus, si chiama Flowers. Sì. È l'ultima canzone di lei che passa dalla Anna Montana, tutta pudica, poi ha fatto Wrecking Ball. Come no? Questa mi ha trapanato il cervello. Esatto, attaccata alla palla. Ok, giusto. Però questa è bella, è allegra, insomma. Come sei tu? Come sono io? Io non ho le parti che mi alzo triste. Chi mi frequenta dico sempre cavolate, quindi. È una grande opportunità. A raffica. Oltre a quello che lui ci riflettevo stamane, l'unico oltre a Flaubert che può dire Emma c'est moi. Emma che è Madame Bovary. Madame Bovary. Tutto parte un giorno da il consueto messaggio nella segreteria telefonica di Renzo Arbore, certo. Perché dico consueto perché tutti ne narrano, non so, la chiamata di Renzo Arbore è una chiamata che ha cambiato in bene la vita di tante persone e tu approdi a quelli della notte. Era il 1985, sono passati quasi 40 anni. Quasi sì. 40 anni. Non è che roba terribile. Non suona bene, però. Poi hai compiuto, scusami, ieri 70 anni. Ieri 70 anni. Auguri. 70 anni. Grazie, auguri. Sono nato nel 50. Anni. Ma per niente, eh. Lo so, una fortuna non meritata, ma ce l'ho. C'ha neanche una ruga. No, ma sì, la pelle. Come le suore. Ma che creme usi? Quelle della coriandoli. No, è lei che mi tiene. Ti tiene giovane. Quelli della notte. Evviva. Evviva. Abbiamo qui Maurizio Ferrini che è un mio amico. Lui è molto bravo perché è un poliglotta in quanto è un rappresentante di Pedalò. Bravo, i Pedalò, voi non sapete, sono i Pedalò, sono ecco dei pattini da ecco, mare, pattini, dei mosconi. Bravo. Ecco. Cioè noi facciamo queste strutture, no? Facciamo 150, 1000, quanti ne vuoi di Pedalò, poverino? Non c'è mica possibilità di fare quello che vuoi. C'è questo proverbio, questo modo di dire in Unione Sovietica? C'è questo proverbio, ma loro hanno fatto delle indagini, capito? Hanno fatto. E in Italia le ha pubblicate la rubrica Strano ma Vero. Ah, sempre quella sulla settimana enigmistica. Bravo. E cioè che cosa hanno appurato? 762 tentativi di imitazione. Sì, ma che c'entra questo con chi la fa l'aspetti? È meglio l'uomo. Perché? Perché se è uomo ci sarà il suo motivo. Questo indubbiamente, ma mi sembra... Non lo capisco, ma mi adeguo. Eccoci, vedi il ragionamento. Non capisco ma mi adeguo, oramai è entrato nel vocabolario comune, come nasce? Dall'ascolto, perché io in tanti anni di carriera non ho mai inventato nulla. Il segreto è vivere, in parte Roma, Milano, mi muovo, ma in Romagna dove la gente dice, cioè tutti dicono, se voi annotaste tutto fareste il mio lavoro. Solo che tutti sono presi da altre cose, però io ascolto e la gente dice perle di saggezza. Hai sempre voluto far ridere? No, io volevo fare il medico. E sei quasi laureato, hai fatto 4 anni, ho fatto no? 4 anni, però mi è rimasto l'istinto, si dice ippocratico, di far star bene gli altri. Prevengo certo. Le malattie, facendo, mi auguro un po'. Mi sembra giusto. E, come arrivò il tuo numero di telefono sulla scrivania di Renzo Arbore? Molto rocambolescamente, perché a Roma tutti sapevano che bastava andare in locali vari frequentati dai ragazzi e il numero lo trovavano. Mm. E lui aveva una marea di messaggi, io non sapevo niente, stavo a Cesena, non so niente io. Però Nicoletta Braschi, mia amica di adolescenza, e con cui muovemmo anche i primi passi teatrali insieme in gruppi locali, e allora con il compianto amico Franco Mescolini che radunava un po' i talenti, diedi una cassetta fatta nell'aprile dell'83 alla Nicoletta e le dissi, e lei mi disse guarda che con Arbore stiamo un po' in rapporti freddi, glielo infilò in tasca nel cappotto a una festa. Un anno e mezzo dopo, agosto 84, vengo a casa, mia mamma che è il 90% coriandoli, gli fa ah Maurizio, ha chiamato Arbore, come se mi avesse tenuto a battere, cioè fosse un amico d'infanzia. Come ha chiamato?
Ah sì, guarda, è 0646, ma perché tutti sti 6? Non so. Dopo l'ho chiamato e lì ha detto, guardo le... Tra l'altro le cose della cassetta di Renzo non ho mai fatte più in TV. E ora mi vorrei fare, da secoli lo dico, ma mo mi porti bene, speriamo, certo, fare un film dove c'è la Coriandoli e anche tante cose che ho messo nella cassetta di Renzo. Che erano dei personaggi. Erano varie cose lontanissime da quello che poi ho fatto. Mm. Molto lontane. È un po', non voglio rivelare, però no, cose, certo, lontane. Senti, ma Nicoletta Braschi tipo fatina davvero... Tipo fatina. Era una videocassetta. Videocassetta VHS. C'era il Betamax, ma io avevo il VHS. E certo, quello più domestico. Sì, sì, il Betamax. No, dico, Nicoletta, proprio una fatina, come la descrive Benigni. Una fatina. Ma siete ancora in rapporti, vi sentite, vi frequentate? Ci sentiamo. È un po' che non vedo Roberto, però ci siamo anche... Lui quando abitava l'Aventino, ci siamo frequentati. Ecco, Roberto che tipo è? È... profondamente buono ed è un grande uomo di cultura. Questo per cui lui è un raccoglitore, per esempio uno che raccoglitore si può dire, credo, di motti, frasi celebri, che è un mio hobby, raccogliere i motti celebri. Vabbè, quello anch'io, l'agenda delle citazioni ce l'avevo da bambina. Perfetto. Lui è un grande cultore. Ma lui è così, così esuberante anche in una serata o è normalissimo? No, normalissimo. Un altro normalissimo nella vita adorabile è Christian De Sica. Certo. Perché e lui è proprio la persona più adorabile, normale, basso profilo, come Roberto. Anche l'esempio di Proietti, no? Si sa che le serate con Proietti erano, diciamo, uno sfavillio di ironia, per questo uno tende a capire come le persone... Montesano è un altro adorabile nella vita, molto basso profilo... Diventi subito... Vabbè, comunque se vedi Benigni salutacelo. E va anche bene, Nicoletta, con grande fu anche mio ospite, addirittura quando andavo in onda la mattina. Allora, una vita fatta di discese e di risalite. Hai detto recentemente in un'intervista pre-70 anni che ci sono stati vicini nei momenti che succedono nella vita, insomma, di oscurità, Arbore e Nino Frassica. Nino Frassica, eccolo qui, ti manda un saluto. Ah, che bello. Caro Maurizio, un grande auguri di buon compleanno. Happy Berber, Happy Berber, Puyu, Happy Berber. Ti faccio un saluto da Milano, qui c'è Piazza Duomo e qui c'è invece Corso Buenos Aires. Ciao, ci vediamo domenica dove sei tu, domenica da Fazio. Ciao, auguri. E fai gli auguri di buon compleanno a Serena Bortone. Prima o poi li fa. Sono commossa, non vedo l'ora di compiere gli anni per poter riciclare questo messaggio di Nino Frassica. Ma lui invece quando ci parli è normale o ti dice appunto... Normale, però eravamo a cena e la sera di Pasqua con altri amici. E lui la prima cosa che... Quando mi ha detto, ma tutta sta precisione... Ma che serve la precisione? Per cui... compleanno tuo, prima o poi verrà, e questo fa parte del suo modo, lui vede il mondo come una cosa assurda che in effetti è, e quindi in certi casi essere precisi non aiuta, sì, certo, tra più o meno, insomma, il caos, un caos ben organizzato. Sei tornato a fare la signora Coriandoli da Fabio Fazio, no? Certo. Tutte le domeniche, dove c'è anche Nino Frassica. Vediamo qui quando apparve nell'89 con Gianni Boncompagni. Cade il muro di Berlino, arriva la Coriandoli, non so come mai, se ci abbiamo guadagnato. I due eventi sono collegati secondo te? Spero di no. Vabbè, la caduta del muro. Chi lo sa? La caduta del muro, meno male, meno male che è caduto il muro di Berlino. Meno male, la Coriandoli, certo. La Coriandoli va benissimo, vai. Allora, voglio dire, suo marito faceva l'operaio all'Enel. Io capito. Veniva a controllare il contatore. Ci ha messo sul contatore e poi veniva a fare letture. Ma io ho capito che gli piaceva perché lui ci faceva sempre, ci leggeva dei numeri in meno di quelli che erano scritti nel contatore. E io ho capito subito che lui voleva, capito? E perché, secondo che lei? Che lo faceva perché lui voleva che gli piacevo io. Ah, così lui si è dichiarato praticamente. Lui, che noi pagavamo una sciocchezza di luce. Per forza, perché c'era lui.
Questo lo dice, meglio non dirlo, insomma, vabbè. Ma ormai tanto tempo, tanto ho detto che dopo 20 anni non si possono più fare le multe. Non credo. Volevo dire una cosa, si signora. Si vede il suo capito. No, signora, lei è elegantissima, tutti l'hanno notato, è veramente... Chi l'ha vestita? Dottor professor Bongo, sì, chi l'ha vestita, voglio sapere? La Gladys. E chi è la Gladys? Perché non forse... La Gladys è la mia figlia, lei è estetista. Ah, quindi se ne intende, cioè una... Se ne intende molto d'estetica. Lei si vede. Per l'estetica, fin da bambina bisogna lasciarla stare. Devo dire, si vede che proprio è una... Ma fatto, ho detto il fucsia, questo color fucsia, perché una volta non c'era, un colore moderno, ho detto, metti una cosa un po' sbarazzina, un po' moderna, un po' quantunque. Come non c'era un colore, una fucsia non c'era. Ma no, quando 30-40 anni fa, sì, quando c'erano i tedeschi. Ah, ecco, non c'era, c'erano altri colori. Non c'era. Quante romagnole abitano nella signora Coriandoli? Allora, prototipo mia mamma e mia zia. Mia zia Elsa, fratella di mio papà, sembrava la Thatcher. Cioè, mia zia era tutta con punta e insieme a mia mamma davano i pareri, tipo, lei vedeva il Giro d'Italia, diceva, quando vedeva tutta la classifica, diceva, poverino, dell'ultimo, se cominciano dalla fine, il primo. E quindi loro, io bombardato com'ero da tutti questi pareri, sempre che dal negativo trevo la morale, sempre dalla parte negativa. Okay. Come ultimamente ho detto da Fazio, che era una cosa di mia mamma, diceva, lei telefonavano tantissimo, poi c'era il duplex, quindi dovevi telefonare quando come l'altro... Come no, quando l'altro non telefonava, per risparmiare c'era il telefono. Allora diceva, le bugie, diceva, quando dal telefono, e poi anche dire, perché diceva, le bugie hanno le gambe corte, però al telefono non si nota. Ma è bellissimo, scusa. Al telefono non si nota che ha le gambe corte, ma che non visione, si vede. Che visione del mondo ti ha consegnato la mamma? Mi ha consegnato un mondo fatato, perché mia mamma, dato che io cambiavo idea spessissimo, ho fatto 4 anni di medicina, poi ho voluto fare grafica, 3 anni di grafica, poi mi sono messa a studiare inglese, e lei si è messa a fare la pasta fresca e la piadina per 10 anni per mantenere. Per mantenerti? Per mantenermi, certo. E non ti io sentivi ho la coscienza che mi sono... Non ti sentivi un po' in colpa? Mamma mia, adesso no, perché l'ho portata alla memoria, perché io vivo ancora dei miei genitori, sui miei genitori, babbo comunista Quelli della Notte e la mamma Coriandoli, sono alle spalle di loro io. E certo, è loro. Fino alla fine. Fino alla fine, certo. E qui la signora Coriandoli balla con sempre Nino Frassica. Ah sì, bello. Ogni giorno la vita è una grande corrida. È una lotta, chi sta sopra e chi sotto. Ma la notte no. Io facevo la donna romagnola in Romagna e parlavo in dialetto, ma non mi travestivo. Allora, quando l'ho fatta a casa di Boncompagni, ci vedevamo sempre a ridere e scherzare per giorni e giorni, lui ha detto: ma come devi rovesciare tutto come un guanto e farla vestita e parlare italiano. Dico, ma la notte 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 no. Meraviglia. Devo darvi una brutta notizia, perché si è spenta a 93 anni Mary Quant, l'inventrice della minigonna, quindi la che cambiò ovviamente il costume in tutto il mondo, e tutte noi ragazze le dobbiamo qualcosa, certo, anche della nostra libertà, emancipazione, bellezza. Certo. Tornando al ballo, tu hai ballato con lui, no, una volta? Beh sì, lì a Sanremo, sì, l'ho fatto ballare. Abbiamo ballicchiato a Sanremo, no? Come no? Ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti. Durante il festival, sì. E però... un omaggetto glielo facciamo, ma a questo, certo, ragazzo, sì, no? Beh, perché Laura prima abbiamo fatto le prove ed era un po'... Ah sì, no, per favore, se no puoi dire di girare poco in presa, perché ma io... Lascia ma chi è che fa le prese? Cosa ballate? Cosa c'è? Rimini, Rimini. Oh, bravo, vai. Un omaggio. Un omaggio alla Romagna. Anche a Corbucci. Ma via con la musica. Il mio grande amico Corbucci. Voglia di vivere, rimini, 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 rimini,
andare la musica. Vai. La festa è tutta qui, tristezza ed allegria. Rimini, 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 rimini. Io questa sera resto, non vado via. Bravi, bravi, bravi! Vedi che vuol dire la professionalità? Sta grande senza scarpa. Allora, siccome Maurizio lo sa, brava. Show must go on, non ci si ferma mai. Mai, è brava. Durante esatto. la diretta, uno spettacolo, io ho tenuto la scarpetta da una parte. Giusto. Come giusto. Balla bene questo cavaliere veneziano. Questa bella bionda. Come balla bene questa bella bionda. Questo cavaliere veneziano. Tu hai fatto adesso, come ce ne resta? Sei appena uscito dal cantante mascherato. Sì. Ma io stavo sotto al porcellino. Era lui, in realtà. Ti cresce il naso. Io non l'avevo capito. Oggi, di così. Però in televisione non si nota. Vai, lo vediamo il cantante di Maurizio. Dai, c'è pure... Ma no. Ma perché quando fa delle mosse sembra più Edgar. Il tuo bacio è come un rock che ti morde col suo swing. È assai facile al knockout che ti fulmina su me. Sicuramente è un emiliano. È un bolognese. Ci sarebbe qua un grosso depistaggio, perché potrebbe esserci dentro anche Roncato. Sei la signora Coriandoli. Tu sei Maurizio Ferrini o la signora Coriandoli? E io mi gioco la maschera d'oro. Attenzione signori, 3, 2, 1 sulla maschera. È la signora Coriandoli, Maurizio Ferrini. Bravo, bravo, bravi che mi avete indovinato. Bravo. Come sbaglio una. Allora, va detto, Maurizio, che stiamo raccontando di questo tuo ritorno sì. la domenica, insomma, saremo con noi, poi sei andato adesso appunto a Cantante Mascherato, eccetera. Però dopo il tuo grande successo, tu hai avuto un periodo in cui, hai anche raccontato in un'intervista, insomma, non lavoravi più tanto, non lavoravi più per niente. Che era successo? Perché? Sono andati in crisi marcia, nel senso che ho avuto un rifiuto totale di tutto, del magico mondo, proprio irrazionale. E perché? Perché dei progetti a cui tenevo io non venivano approvati, principalmente film, e mi offrivano sempre cose che non mi corrispondevano. Allora io, focoso romagnolo, ho detto vabbè, torno in Romagna, senza fare piani, molto viscerale. E quindi non nego che ero anche depresso. Quanto è durato questo periodo? Ma tanto, perché poi dopo... Giustamente, scendere è un attimo, ma risalire è difficile. Per cui anche... Allora, dopo entri in una logica terribile, perché non ti puoi proporre. Perché se ti proponi, sei perdente. Ah, davvero? Sì. Funziona allora, così? Nel i manager non li pativo io, non posso patire i manager. Perché il manager, come dice Bennato, è manager di se stesso. Il manager fa il manager per lui, certo. Entra in porte chiuse, magari si fissa a voi due, si fissa e non dice Oppini, non lo chiamiamo, spingiamo lei, a te dice guarda non te vogliono, certo. E tu non lo saprai, ma tutti noi lo sappiamo, quindi il sogno ogni diciamo artista è avere un fratello, un parente, un amico che gli faccia da manager. Sì, come lui, cioè, poi ci saranno più Milica Ducci trovò sì. un sant'uomo che la adorava come Dante Beatrice e lui le ha fatto fare una carriera meravigliosa, ma lui era un devoto della Carducci. Dopodiché, apro e chiudo parentesi, ci sono i manager, fanno un lavoro anche adesso, molto importante. Adesso, per carità, cioè, cambia però, tutto al mondo. Però, tornando da te, tu non ti fidavi, erano quasi a metà anni 90. Perché mi provavano cose che erano lontane da me. Ma tu torni in Romagna a fare che? A scrivere. Perché io ho sempre scritto. A me la depressione mi veniva a guardare fuori quello che non mi, quelli che non mi prendevano. Nella tua solitudine eri felice?
Eri comunque tranquillo. Ma anche perché la depressione ti consuma. Io non ho un'aria tanto consumata. Perché io sono felice. Quando mi alzo la mattina scrivo. Però, e scrivo ma in quegli cose... anni come ti mantenevi? Difficile. Tasto difficile. Ho persino fatto gli oroscopi. Perché io da quando ho 20 anni sono affascinato dagli oroscopi. E quindi facevo l'astrologo. Poi facevo serate, ma non più remunerative, certo, come prima, quindi devo stare... E cosa si prova quando, perché sai, un conto dice, sai, non ce la faccio per un po', uno dice, ero al top e ora il telefono me lo chiudono in faccia. Terribile sensazione, terribile, inutile peculare, anche perché quando tu stai bene economicamente, io avevo una casa di 480 metri, jukebox, avevo il flipper... un impianto audio da 40.000 euro. Io sono fissato con l'audio, con la musica, devo sentire bene. Quindi eri in un contesto da ricco? Da ricco. Certamente non avevo capito che vivevo sopra i miei mezzi. E quando l'hai capito cosa è successo? L'ho capito perché dopo ho iniziato a pigliare la misura a tutto. Ho rovesciato. Adesso sono un artista della parsimonia. Perché poi tutto, secondo me, si rovescia. Io balbettavo... Questo non l'ho detto mai, senza riuscire a spiaccicare parola, dai 14 ai 27 anni. Però io mi devo far girare le scatole, da bravo ariete dico, vai. Mi guardo in giro, da solo, e dico, io subisco la calvizie, balbuzie. Non ci vuoi fare niente lì. La balbuzie. No, la balbuzie subisce me. E ho fatto della parola, ho iniziato a fare l'attore a 27 anni. Allora rovesciamo, vuoi vedere che della parola farò il mio punto di riferimento, andrò avanti grazie a quello? Questa balbuzia quanto era seria? Moltissimo. E come la vivevi? Fai una ginnastica mentale allucinante perché tutte le parole che cominciano con P, con B, madonna, per cambiarle, tu prima di parlare fai il doppio della fatica perché devi trovare una parola che dica P ma non che c'è la P. Quindi allora inventi qua. E per questo, ma stai morto quando hai finito di parlare. Perché sulla P ti impuntavi. Perché ti impunti su, tipo le consonanti dure, palatali, P, B, T... Sono le più difficili. Prima di parlare esploravo come fare a non dirle, però c'era Parigi, come fai di Parigi Parigi con la vocale. E lì è un lavoro terribile. Ma non sei andato da un logopedista? Sì. Musica di tragedia. Alle medie mi diede il Serenase. Oh mio Dio, che si dava negli ospedali psichiatrici russi, nei gulag. Ero sempre mezzo addormentato. Io non sono mai stato né bocciato né rimandato. Rischiai di perdere la quarta superiore perché ero un vegetale. Non ci credo. Terribile sono. Lui era un neolaureato, cioè lui era un neo specializzato in neuropsichiatria infantile. Vabbè. Dopo io leggo Panorama o l'Espresso, non me lo ricordo, sui gulag. Qui questo farmaco è noto come Serenase. È un ipno, anti, non so che cavolo sia. Quanti anni avevi? Ero un anno avanti, io sono stato a scuola un anno prima. Quindi ti sveglio, per cui come che facessi la terza superiore, l'età della terza superiore. Ma a scuola la tua balbuzia era fonte di diversità? No, pigliavano in giro, no. Io ho degli amici, delle persone molto per bene. Grande Romagna, questa. Sì, in Romagna c'è come a Napoli, la tolleranza. Se poi tu, cioè, loro si vedono ancora, i miei compagni di classe del liceo, si vedono ancora, ne mancano tre, perché... non vivono più in Italia. Senti, ma questo sforzo così forte per superare questo, diciamo, questo piccolo, come potremmo dire, questa piccola fragilità, questo disagio, insomma, e che cosa ti ha lasciato poi? No, mi ha lasciato che ho capito che mi devo far girare le scatole per cambiare. Cioè, io ho detto, adesso ho detto, per dire, io non posso,
Cioè, intanto gli errori che ho fatto, la marea di errori... Come tutino... dire di no Sergio Leone, l'ha raccontato tante volte... Anche un fondo snob di coglionaggine, perché lì non ero io, perché io dopo quel della notte, per 2 anni, mi svegliavo la mattina e dicevo, comincia il film, perché i miei mi trattavano diverso, mia sorella diverso, ero io preso dalla CIA... cambiato e in un'altra vita di un altro, perché il successo dormivo molto, perché il successo ti aveva reso un'altra persona, mi ha sradicato da tutto. Io entravo in un negozio, capivo che pigliavo un pullover, non lo pagavo se avessi accettato, certo. Però non lo facevo, però era una lotta a rimanere normale come il salmone, però tutto attorno a me mi portava che era un mondo finto. Era come vivere in uno studio, come nel film Truman di Show. Jim Carrey, Truman Show. Ma è, cioè, per 2 anni. Mamma mia. E non riuscivo a creare niente, perché vedevo le cose dentro di me, ma non riuscivo a tirare fuori. Come vado in difficoltà economiche, mi si apre la creatività. Più inizio a patire, più creo. Certo. Pensa che meccanismo è involontario, perché tu non ce la fai, non è governabile, perché te stai davanti al foglio bianco, è come quando tu sei innamorato, lo sogni di notte. Ma adesso che questa fai? Tua rinascita professionale, che poi, insomma, a che cosa si è dovuta? A una cosa tua o perché ti hanno richiamato? Cioè, più... Io penso aiutini visibili e invisibili dei miei cari amici. Perché Frassi Carbore e anche Fabio, perché io con Fabio abbiamo una... Cioè, io lo conobbi dall'epoca, perché lui faceva l'imitatore fenomenale. Lui fa Biagi, più di Biagi. Me lo ricordo nella vecchia Rai 3. E io vorrei che una volta lo facesse da lui, ma lui è umile e non lo fa. Fazio, facci Biagi. Intanto Alba Peretti ti manda questo messaggio. Anche lei. Sì. Caro, carissimo Maurizio e carissima signora Coriandoli, con la quale ho condiviso un momento speciale della mia carriera. Noi siamo state le prime 2 donne conduttrici di un famosissimo programma televisivo che c'era e ci sarà per sempre, e tu arrivavi nel camerino, arrivavamo entrambi struccati con la nostra parte maschile, perché anch'io ne ho una, e scambiavamo 2 chiacchiere e poi diventavamo 2 beghine, come nella via ricordavi, tra l'altro, ma è sempre ricordato nei panni della signora Coriandoli, quella simpaticissima donna che era mia suocera. E quindi era come fare una trasmissione con mia suocera. A parte tutto, intramontabile tu come persona, è intramontabile il tuo personaggio, che io vedo sempre con grandissimo piacere. E è una vita difficile, perché essere 2 persone da una parte è molto divertente, dall'altra parte è molto difficile. Ma mi ti sei emozionato? Sono emozionato. E perché? Perché parlare di me mi... metà felice, metà in imbarazzo. Ariete. Che personaggio. Ci riconosco tanto. Tu secondo me hai tante cose da svelare di te stesso. Io, allora, la mia idea è che l'attore fa il suo mestiere, non deve fare i partiti, non deve dire la sua, perché già la diciamo. Ma di te stesso. No, ma professionalmente lo vorrei fare. Ma l'amore, ti sei mai innamorato profondamente? Moltissimo, io quando mi innamoro. Perché ti sei mai sposato? No. Mai figli e mai sposato. Ma perché? Ma parlo io che è la stessa cosa, però... Io sono molto accomodato, non sono un perfezionista, però non ho trovato la persona giusta. Dopo un po' o diventavo parente, che capita molto. Quello succede sempre, però. Esatto. O non trovavo la persona adatta, cioè, il mio numero è 7/8 anni, quindi ho avuto 3 rapporti di quella durata. La crisi del settimo anno, però è antologica.